Siamo con il presidente Drago e partiamo intanto anche dall'orgoglio di aver riportato il tennis internazionale a Cuneo. No, certamente è un grande motivo di orgoglio, di soddisfazione, e dopo una serie, dopo un po' di anni, avrei portato tennis internazionale qua a Cuneo. L'ultima, per tanti anni, il Country Club aveva organizzato un torneo da 100.000 dollari femminile, che era stato visto calcare i campi qui del nostro circolo a campionesse che poi sono diventate campionesse a Vinci, insomma, la Pennetta. E però questa tradizione virtuosa, diciamo così, si era interrotta nel 2011 e adesso, dopo 6 anni, riusciamo a riprendere le fila del discorso, certamente con un montepremi ridotto, ma come si dice, bisogna sempre cominciare dai piccoli passi per poi magari provare a aumentare, non domani, il livello, il montepremi dei due tornei. Sì, appunto, si è fatto comunque un doppio passo Sì, perché a quello femminile si è accoppiato il torneo maschile, questa è anche una cosa importante. no, ma in funzione anche di un principio di parità di genere, no? Perché altrimenti avessimo fatto solo quello maschile, sicuramente. No, scherzo, ma voglio dire, ci sarebbero state le proteste del gentil sesso. No, ma era intenzione organizzare questi tornei che tradizionalmente attirano forse i ragazzi più giovani, no? Che più che attirati da un grande montepremi sono attirati dalla possibilità di acquisire punti a livello internazionale. Quindi quei giovani di belle, grandi speranze verranno qua sicuramente, giovani, giovane, per cercare di conquistare quei punti che poi consentirebbe loro di fare il balzo sulla scena internazionale ad altissimo livello, insomma. Beh, Vuole fare un invito ai cittadini cunesi? l'invito non può che essere quello di venire, perché con tutto rispetto per lo strumento che lei sta usando, è un conto è vedere il tennis in televisione o attraverso dei mezzi di riproduzione meccanica, un conto è vedere il sudore, la fatica, la velocità della palla, no? E poi da una posizione privilegiata come sono i nostri campi che distano pochi metri, insomma, siamo veramente a contatto con il tennista. E in questo modo ci si rende conto appunto della difficoltà, dello sforzo, anche della bellezza di questo sport. Quindi l'invito a tutti i cunesi e non i cunesi a venire qua a passare qualche serata, ovviamente l'ingresso è gratis, è libero. Tutti saranno benvenuti e il nostro orgoglio non è solo quello di organizzare il torneo, ma dovrebbe essere anche quello di avere una bella risposta da parte di tutto il pubblico cunese. Chissà che poi qualcuno tra qualche anno non possa dire di aver visto la nuova Pennetta. Ah, certamente, questo è l'augurio che ci facciamo tutti. Io comunque sarò qua e se qualcuno ci sarà, sarò sicuramente io. Grazie mille. Grazie a lei.